presenterò dopo insieme al, nel programma generale dell'incontro. Come sempre, il nostro incontro di oggi è stato sono stati attivati i crediti per l'aggiornamento delle qualifiche di RSPP a STP, CSE e CSP, quindi vi rammento che per l'incontro e per ricevere l'accreditamento appunto di queste ore di aggiornamento è necessario partecipare almeno al 90% dell'incontro. Ci auguriamo che partecipiate al 100% perché vedrete che gli argomenti sono davvero interessanti. Come sempre nello spazio documenti trovate le brochure tecniche dei nostri partner di oggi e mentre per quanto riguarda l'attestato vi arriverà tramite posta elettronica nel giro di una quindicina di giorni proprio alla verifica che il nostro sistema ci permetterà di fare per la vostra permanenza appunto sulla piattaforma appunto relativamente all'attenzione del corso. Allora vi presento i relatori, parleremo di sistemi antincendio d'acqua nebulizzata, quindi water mist, introduzione alla tecnologia e le applicazioni con un focus per le applicazioni industriali, ce ne parla l'ingegner Tonino Nava di Mario. Buongiorno Tonino. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Seguirà l'ingegner Matteo Giampieri di Aernova, che sostituisce il suo collega Alessandro Temperini, che ci parlerà di componenti per sistemi per il controllo del fumo e del calore. Buongiorno Matteo. Oh, buongiorno. Seguirà poi l'ingegner Damoli, che si collegherà più tardi, che ci parlerà della norma di rivelazione incendi sulla manutenzione, quindi la 11224. E chiuderà l'incontro Paolo Borloni di Setronic, che ci parlerà della progettazione con i rilevatori lineari secondo la UNI 9795-2011 o 13. No, 2021 magari, dai. 2021. Che lapsus, ok, va bene, perfetto. Volevo sembrare più giovane, tutto qua. Bene, allora, detto questa cavolata, possiamo partire. Lascio lo schermo, la parola all'ingegner Nava, che ci parlerà appunto dei sistemi water mist. A te, Tony. Grazie, Dani. Dovresti vedere ora il segnale. Sì, visto. Ditemi se vedete lo schermo intero. Perfetto, puoi procedere. Grazie. Ok, grazie a te Davide. Allora, grazie a tutti e buon pomeriggio ancora. Parliamo quindi di tecnologia water mist, che è una tecnologia valida in diversi ambiti, in ambito building e construction, quindi in ambito civile, ma anche in ambito industriale. In particolare noi adesso faremo una piccola introduzione alla tecnologia, all'approccio normativo e poi qualche applicazione più specifica in ambito industriale. Per quanto riguarda la tecnologia, quello che dobbiamo dire è che l'estinguente utilizzato è ovviamente che viene erogata ad alta velocità alla base delle fiamme. Abbiamo delle piccole gocce dell'ordine di grandezza di 50-100 micron che vengono erogate direttamente all'interno della fiamma. Queste piccole gocce, ovviamente, essendo tante piccole, hanno una superficie di scambio termico molto elevate e vanno praticamente a raffreddare le fiamme. A contatto con le fiamme, l'acqua nebulizzata diventa vapore acqueo e quindi di fatto è un gas e va a ridurre anche la concentrazione dell'ossigeno. In più, dovete pensare che queste piccole gocce non vengono erogate soltanto all'interno, nella base dell'incendio, ma anche nell'intorno, vanno a bloccare il calore radiante, che è la causa principale della propagazione dell'incendio. Il vantaggio più grande che abbiamo quando parliamo di tecnologia water mist è la capacità di raffreddamento. Ha una capacità di raffreddamento molto elevata e spesso per apprezzarne questi vantaggi la confronteremo anche a un sistema sprinkler tradizionale. Già in questa slide vedete effettivamente un confronto tra le due tecnologie, tra praticamente tecnologia tradizionale nel grafico in alto e tecnologia water mist nel grafico in basso. Abbiamo curve temperatura-tempo, lo scenario è quello di un test antincendio in scala reale
condotti in accordo un protocollo di prova VTS e per i dischi OH1, quindi di tipo ufficio per intenderci. La curva rossa è la curva di temperatura dove vedete la freccia, dove invece praticamente si è attivato l'incendio, si è attivato il sistema di spegnimento, scusate. Vedete che in corrispondenza della freccia, utilizzando il sistema tradizionale, la curva di temperatura continua a salire e raggiunge 190 gradi centigradi. Mentre nel caso di utilizzo della tecnologia water mist, vedete che la curva di temperatura non sale ma viene abbattuta drasticamente e molto velocemente. Questo proprio per mettere in evidenza la capacità di raffreddamento che è molto elevata. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'incendio viene di fatto limitato moltissimo, le temperature sono molto basse e di conseguenza abbiamo bisogno anche di meno acqua per estinguere l'incendio o per sopprimere l'incendio in questo caso, che è la prestazione richiesta da questo protocollo di prova. Nel caso di tecnologia tradizionale sono richiesti 120 litri al minuto, nel caso di tecnologia water mist circa 12 litri al minuto. Questo vuol dire il 90% in meno di acqua. Il 90% in meno di acqua vuol dire ovviamente riserve idriche più piccole, ma soprattutto danni d'abbagnamento molto inferiori rispetto alla tecnologia tradizionale. Anche in questa slide abbiamo un test antincendio in scala reale condotto in questo caso in un tunnel cavi, curve temperatura tempo, vedete le curve di temperatura, in questo istante qui viene attivato l'impianto di spegnimento e vedete come effettivamente la temperatura scenda molto molto velocemente nel giro di qualche minuto per arrivare intorno ai 0 gradi centigradi, quindi anche qui vediamo la capacità di raffreddamento. Quando parliamo di tecnologia water mist, anche qui dobbiamo parlare di diverse tipologie di sistemi. Tipicamente gli incendi di classe A con i combustibili solidi vengono trattati con sistemi di tipo sprinkler. Di tipo sprinkler perché li chiamiamo così? Semplicemente perché pensiamo all'ugello col bulbo termosensibile. E quindi in questo caso l'erogazione viene attivata dal calore che fa rompere il bulbo. Negli incendi di classe B, quelli caratterizzati da liquido infiammabile, invece l'incendio è ovviamente molto più veloce, in questo caso qui non possiamo permetterci il lusso di aspettare che il calore faccia rompere il bulbo, il sistema viene attivato da un sistema di rivelazione precoce che fornisce il segnale all'elettrovalvola, l'elettrovalvola si apre e quindi il mist viene erogato attraverso tutti gli ugelli che afferiscono a quella determinata elettrovalvola. Abbiamo altre tipologie di sistema, sistema single fluid, un sistema di tipo twin fluid, per esempio, il sistema single fluid, l'estinguente è solo acqua, mentre nel sistema twin fluid l'estinguente è acqua più gas atomizzante. Poi abbiamo per esempio anche i sistemi preingegnerizzati. I sistemi preingegnerizzati sono quei sistemi dove le variabili di progetto sono già predefinite, in questo caso la dimensione, la lunghezza delle tubazioni, la distribuzione e il numero degli ugelli e la pressione operativa agli ugelli. In questo caso qui per esempio non abbiamo bisogno di fare calcoli idraulici, ma essendo tutto definito, quello che è bloccante, quello che è diciamo limitante, è la distanza dal sistema al luogo o oggetto di protezione. Passiamo all'inquadramento normativo. Quando parliamo di tecnologia water mist parliamo di una tecnologia di tipo prestazionale. Le due prestazioni vanno verificate con test antincendio in scala reale. Ad oggi non c'è nessun metodo prescrittivo per la progettazione dei sistemi water mist, come magari può esserci per la tecnologia di tipo tradizionale. E questi test antincendio in scala reale vanno condotti nel laboratorio di prova accreditati, certificati ISO 17025. Questi test antincendio tipicamente si basano su protocolli di prova standard che vengono definiti da enti terzi come possono essere Factory Mutual o VDS. Nel momento in cui vengono condotti questi test e superati in accordo a questi protocolli di prova, vuol dire che il sistema
non è soltanto testato, ma è anche certificato in accordo a questi protocolli di prova. Quando invece questi protocolli di prova non esistono, allora diciamo che il sistema magari viene testato e non certificato rispetto a un determinato scenario di test che può essere magari stato che è stato definito dal produttore, ovviamente l'ha comunque condotto in un laboratorio accreditato. E questa è la differenza tra sistema testato e un sistema certificato. Quando parliamo di sistemi water mist non possiamo pensare che il sistema di water mist del produttore A sia quello del produttore sia uguale a quello del produttore B. Questa cosa non è fattibile. Probabilmente vi sarete trovati a progettare sistemi water mist, anzi, magari se avete questa esperienza, condividetela anche, se avete fatto questa esperienza, condividetela anche sulla chat tranquillamente, è interessante. Ma oppure magari vi siete trovati a valutare delle soluzioni tecniche proposte da qualche società che ha proposto magari questa tecnologia, e quello che può esservi capitato è che magari avete visto soluzioni diverse fornite da produttori diversi. Quello che l'unico modo che avete per paragonare sistemi di produttori diversi è solo facendo riferimento a un sistema che è certificato in accordo allo stesso protocollo di prova, altrimenti diventa un po' più complicato. Siamo uno standard water mist. Allora, il primo standard di riferimento in assoluto è l'NFPA 750, ma poi abbiamo anche la Factory Model 5560, UL2167, e poi a livello europeo abbiamo anche la VDS 3188 e la 14972. La 14972 è diventata norma UNI nel 2021. Qui praticamente in questa slide vedete le diverse sezioni previste dalla norma. La prima sezione è generale, dalla sezione 2 alla sezione 17 sono praticamente tutti i protocolli di prova previsti per diversi scenari di rischio. Dove vedete invece fondamentalmente la scritta in grassetto è perché corrisponde alla data di pubblicazione della norma UNI. Dove non lo vedete perché sono ancora in fase di redazione, non sono stati ancora pubblicati. La 14972 introduce delle novità in ambito water mist e va a specificare alcuni concetti dove magari prima si arrivava soltanto per deduzione, magari facendo riferimento alla normativa per lo sprinkler tradizionale. E passando per esempio al concetto di area operativa, sono riportate nella normativa delle tabelle con diversi scenari di rischio, qui ne ho riportati soltanto due, dove per esempio per le shopping area viene riportata un'area operativa di 216 metri quadri e per invece il rischio di tipo ufficio viene riportata un'area operativa di 72 metri quadri e invece un numero di ugelli operativi tipo 6. Questa è la prima volta in cui diciamo, la normativa introduce il concetto di numero di ugelli operativi che può essere utilizzato anche in alternativa all'area operativa. Passando al concetto della durata di scarica, tipicamente per i sistemi di tipo a diluvio, quindi ugello aperto e incendi di classe B, tipicamente la durata di scarica si basa sui tempi di estinzione che è stato rilevato durante i test, e poi tipicamente con un fattore di conservativo questa durata deve essere almeno il doppio. Per quanto riguarda invece i sistemi di tipo sprinkler, quindi con gli ugelli con il tubo termosensibile, tipicamente a seconda degli scenari di rischio viene definita una durata di scarica di circa 60 minuti. Diciamo che per gli incendi di classe B, bene o male, la durata minima richiesta è di 60 minuti. Per quanto riguarda la riserva idrica, questo è un altro concetto che viene esplicitato nella norma, dice che in alcuni casi possono essere usate anche riserve idriche a capacità ridotta, magari lì no, dove viene richiesta una capacità idrica superiore, e quindi laddove è possibile la capacità della riserva idrica a capacità ridotta può essere utilizzata, ovviamente bisogna prevedere un mezzo di reintegro. E per i sistemi water mist di tipo sprinkler, comunque questa capacità ridotta non deve essere inferiore al 30% della capacità nominale.
mentre per il sistema weather mist di tipo a diluvio la capacità minima deve essere 5-10 minuti a seconda se la la capacità nominale è inferiore o superiore ai 3. Passiamo al caso delle alla sezione sulle applicazioni industriali, no, ma prima di parlare delle applicazioni parliamo molto velocemente della tecnologia e dei sistemi che vengono utilizzati in quest'ambito. Qui parliamo del sistema MAU, MAU sta per Machinery Accumulator Unit, e abbiamo un sistema pre-ingegnerizzato di tipo twin fluid, quindi abbiamo una bombola di gas e una, due o tre bombole di acqua. Questo è un sistema che viene utilizzato per gli incendi di classe B. Nel momento in cui c'è l'incendio viene rilevato, viene fornita la 24 volte alla solenoide della bombola di gas compresso, e questo gas va sostanzialmente a spingere l'acqua presente nelle bombole all'interno dell'ambiente che dobbiamo proteggere. Quindi di fatto qui il motore è il gas compresso e la riserva idrica non è nient'altro che l'acqua contenuta in queste bombole. Questo qui è un sistema quindi che è indipendente di fatto dall'alimentazione elettrica. Questi sistemi possono essere allestiti all'interno di skid e poi quindi assemblati in fabbrica in accordo alle specifiche del cliente, e poi in sito viene semplicemente fatto l'ultimo collegamento da questo skid al volume che stiamo andando a proteggere. Parliamo invece di un altro sistema che chiamiamo GPU, Gas Driven Pump Unit. Questo sistema, a differenza del sistema MAU, necessita di essere collegato ad una riserva idrica e è comunque indipendente dall'alimentazione elettrica, purché per l'alimentazione del sistema di stand-by, e nel momento in cui c'è l'incendio, anche qui nel caso di un incendio di classe B, sostanzialmente viene fornita la 24 volte alla bombola pilota, e il gas compresso attiva questo pistone a doppia camera. All'interno del pistone entra gas compresso e acqua nebulizzata, e nel sistema viene messo un twin fluid. Anche questo sistema può essere allestito all'interno di container. Vedete che in questo caso qui ovviamente è molto più grande, abbiamo anche la possibilità di mettere il water tank, di mettere dei sistemi ridondati, anche nell'altro caso ovviamente. Passiamo invece al sistema di tipo land pump unit. Quando parliamo di land pump unit, lo vedete anche qui dalla figura, parliamo di unità di pompaggio di tipo elettrico, quindi in questo caso qui il sistema non è più indipendente dall'alimentazione elettrica, quindi abbiamo la necessità di collegarlo alla rete idrica, abbiamo la necessità di collegarlo alla rete elettrica. Nel momento in cui c'è l'incendio viene aperta l'elettrovalvola, la pressione diminuisce, la differenza di pressione viene rilevata e l'unità di pompaggio comincia a pompare acqua a 90-140 bar a seconda di quella che è la specifica del motore e la specifica richiesta. In ambito water mist esiste anche il nastro water mist, che può essere collegato al sistema preesistente. La bellezza del nastro water mist è quella che, a differenza dell'acqua, ma in generale la tecnologia water mist è una tecnologia che può essere utilizzata sia per gli incendi di classe A che per gli incendi di classe B. Quindi in questo caso qui il nastro potrebbe essere utile anche per l'incendio da liquido infiammabile, mentre con l'acqua tradizionale ovviamente non avrebbe nessun beneficio, anzi. Qui vi ho riportato una piccola tabella per farvi vedere i diversi sistemi e per quali applicazioni possono essere utilizzati. Il sistema MAU, quello pre-ingegnerizzato, viene utilizzato per i machinery space fino a 260 m³. Il sistema GPU, quindi sempre twin fluid ma non pre-ingegnerizzato, viene utilizzato per machinery space fino a 1500 m³, ma anche per rischi di incendio tipo H1 H5. Quando abbiamo applicazioni più particolari, ovviamente viene utilizzata la pompa elettrica, quindi per machinery space più grandi fino a 2300 m³, per rischi comunque H1 H5, ma poi
ripeto, viene utilizzata per applicazioni più particolari, quindi deposito di codici infiammabili, tunnel cavi, local application, locali batterie e via dicendo. Ora passiamo ai rischi, a parlare di alcune tipologie di rischio, no? In ambito industriale comunque troviamo gli uffici, troviamo locali tecnici, ci sono incendi di classe A, rischio di tipo H1, tipicamente viene utilizzato un sistema ad umido con ugelli turbotermosensibili. Questi sistemi possono essere certificati factory mutual piuttosto che PDS. Il locale dove magari abbiamo un rischio tecnico, il rischio è, diciamo, si parla sempre di un incendio di classe A, e quindi rischio H1, in questo caso qui c'è sicuramente l'accortezza di utilizzare un sistema di tipo applicazione, quindi l'educazione c'è nel momento in cui sicuramente il bulbo viene, si rompe perché c'è un calore sufficiente, si sta sviluppando calore, e anche perché è stato rilevato l'incendio dal sistema di regolazione. Quando parliamo di moschee spesse, invece dobbiamo pensare a locali dove abbiamo un incendio da liquido infiammabile, quindi olio in pressione che può fuoriuscire dai nostri macchinari, dai nostri circuiti, oppure anche vasche, piccole vasche di contenimento, vasche di contenimento. Quindi questo è un machine space, quindi abbiamo un volume abbastanza contenuto, in questo caso qui andiamo ad utilizzare un sistema a saturazione di volume, installiamo degli ugelli all'interno del volume, c'è l'incendio, ed eroghiamo l'acqua da tutti gli ugelli presenti in quel volume. A differenza di un sistema di spegnimento a gas, la tecnologia water mist non necessita che il locale sia realizzato a tenuta. Quindi non so quanti di voi abbiano fatto per esempio il Dorfan test, ma chiaramente il Dorfan test può essere un problema, la realizzazione della tenuta di un determinato locale può essere un problema, non è sempre semplice, e magari quello che può succedere è che se un determinato locale ha passato con esito positivo il Dorfan test, non è detto che negli anni successivi questa condizione venga mantenuta. La sala macchina è un altro esempio di sala, è un esempio di machinery space fondamentalmente, e possiamo utilizzare diversi sistemi. Se abbiamo un volume piccolo utilizziamo il sistema MAO, se abbiamo tanti volumi piccoli potremmo pensare di utilizzare un sistema centralizzato di tipo GPU, se abbiamo un volume di tipo più grande fino a 2300 possiamo utilizzare invece un sistema di tipo LPU con pompa elettrica. Anche la sala che contiene il generatore di emergenza ovviamente è un machinery space, l'incendio da liquido infiammabile è quello, e la classificazione del rischio è quindi machinery space. La turbina a gas è un altro rischio, esiste proprio il rischio combustion turbine, ma di fatto abbiamo quindi la possibilità di avere un incendio da liquido infiammabile tipicamente all'interno di un volume abbastanza definito, e spesso è l'enclosure dove è contenuta proprio la turbina. Il trasformatore d'olio potrebbe essere un altro rischio di incendio che andiamo a trattare con un sistema a saturazione di volume. Qui passo dalla trasformazione indoor outdoor per ricordarmi di dirvi un concetto fondamentalmente, che innanzitutto la tecnologia water mist è una tecnologia di tipo indoor e che le applicazioni che abbiamo visto fino adesso a saturazione di volume o per turbine sono tutte applicazioni di tipo certificate, quindi la soluzione è stata certificata in accordo a protocolli di prova definiti dalla Factory Mutual piuttosto che il PDS. In questo caso qui la tecnologia viene utilizzata in ambito esterno, quindi in ambito outdoor, non è certificata ma solo testata perché non esiste un protocollo di prova definito per questo scenario. Quindi qui vedete, non vedete un dati pompaggio che è comunque elettrica, vedete una doppia maglia in basso e in alto per questa tipologia di rischio. Passiamo invece al concetto di local application. Abbiamo detto che un sistema a saturazione di volume, possiamo utilizzare diversi sistemi a seconda dei volumi, abbiamo parlato di 260 metri cubi, 1500 metri cubi, 2300 metri cubi, ma la domanda è
ho un volume più grande, che faccio? O comunque, se io ho un rischio di incendio concentrato invece, quando è che ha senso saturare un volume? Ha senso saturare un volume da 5.000 metri cubi, 6.000 metri cubi, 10.000 metri cubi, se poi ho un rischio di incendio concentrato, cioè localizzato più che concentrato? La risposta è no, in questi casi qui infatti utilizziamo la local application. Anche la local application, quando parliamo di local application parliamo comunque di un protocollo di prova definito dall'FM 5560, abbiamo 23 test antincendio in scala reale, la Marioff li ha praticamente superati tutto, quindi 23 test da condurre in scala reale a seconda dello scenario. Lo scenario potrebbe essere lo spy fire, quindi la fuoriuscita di olio in pressione, piuttosto che la pool fire, quindi olio in una vasca di contenimento, oppure la combinazione di essi. Qui vi ho voluto riportare un esempio, non vedete l'unità di pompaggio, l'unità di pompaggio di tipo elettrico, vengono sostanzialmente fatti dei collegamenti dall'unità di pompaggio a quelli che sono i punti soggetti a rischio di incendio, e vedete che per esempio lì dove c'è il pallino giallo abbiamo dei rischi di tipo locale, magari dovuti a cuscinetti, invece nelle altre zone magari trovate un rischio combinato, cioè sia pool fire che spray fire, e pool fire lo vedete perché magari c'è la vasca di contenimento. Quando si dimensiona il sistema, lo si dimensiona andando a, ovviamente, a valutare la portata dei singoli ugelli, e la distribuzione degli ugelli, il numero degli ugelli viene fuori da il numero di ugelli che è stato necessario installare e utilizzare per raggiungere le prestazioni richieste dal protocollo di prova. Qui abbiamo qualche esempio applicativo di local application. Quello che mi viene da dire è che è sfidante la progettazione di un sistema di questo tipo, perché innanzitutto e prima di tutto si deve individuare il sistema di rivelazione incendio adeguato, e poi anche il posizionamento degli ugelli non è proprio così semplice, perché bisogna comunque non interferire con le attività quelle che possono essere attività manutentive, per esempio. In questo caso qui abbiamo un'altra applicazione, che è quella fuoriuscita da olio lubrificante. Anche qui si parla di sistema testato invece e non certificato. Lo scenario è la fuoriuscita, la prefuoriuscita di olio di 60 litri e poi uno sferzamento continuo sul pavimento di 13 litri al minuto. Gli ugelli sono tipo aperto, così come per la local application, vengono installati a soffitto, e vedete che qui abbiamo delle curve di temperatura tempo, e l'estinzione avviene in tempi compresi tra un minuto e tre minuti, quindi è abbastanza impressionante, direi. In ambito industriale, indubbiamente, uno dei rischi che potremmo trovare, uno degli ambienti che potremmo trovare, è quello del tunnel cavi. Nel tunnel cavi il carico di incendio tipicamente è dato dalle passerelle cavi e dai cavi stessi, è un incendio tipo di classe A, e non è sostanzialmente un ambiente che è facile proteggere con altre tecnologie, né col gas, magari, ma nemmeno con un sistema sprinkler tradizionale, perché avremmo comunque migliaia di litri d'acqua che poi avremmo il problema di dover drenare da qualche parte. Esiste per questa specifica applicazione un protocollo di prova definito dal VDS. Il criterio di prestazione di uno dei due dei criteri principali di prestazione di questo protocollo sono qui definiti, le leggete qui, è che la temperatura fondamentalmente deve essere mantenuta al di sotto dei 100 gradi centigradi entro i 5 minuti dall'attivazione del sistema, e poi il fuoco deve essere completamente estinto entro i 15 minuti dalla spa. Quindi qua vedete la curva temperatura tempo, vedete che effettivamente è così. Passiamo al nastro trasportatore. Perché il nastro trasportatore? Perché anche il nastro trasportatore è qualcosa che vediamo spesso in ambito industriale, no?
E anche qui non è semplice agire con tecnologie di tipo diverso. Magari sì, a volte possiamo trovare una derivazione al sistema speaker tradizionale, ma non sempre è possibile installare tubi di un certo diametro, di un certo peso,